Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. La novità tra le tante che ci attende per il gennaio dell'anno venturo riguarda l'ulteriore stretta sull'utilizzo del denaro contante. In particolare, come sappiamo, la soglia verrà ulteriormente abbassata al limite massimo di 1000 euro per le transazioni con il denaro contante. Si tratta, dicevo, di un'ulteriore stretta, da che in questi anni ne abbiamo registrate numerose altre, il cui fine ultimo, l'abbiamo già da tempo inteso, coincide con la progressiva abolizione del denaro contante. Il premier Conte disse una volta, perifrasi edulcoranti, che bisognava puntare alla società cashless, la società senza contante. Ebbene, usualmente questa transizione alla società senza contante viene giustificata dall'ordine del discorso in ragione della nobile causa della lotta contro l'evasione. Come se appunto abolire il contante e lottare contro l'evasione fiscale coincidessero in toto. Da tempo lo dicono in effetti, l'abolizione del contante è funzionale alla sacrosanta lotta contro l'evasione. Proviamo però a mettere in discussione seriamente, a vagliare con la ragion critica questo asserto, per vedere se realmente esso resista alla tenuta del fuoco della confutazione. Prendiamo ad esempio il caso dei colossi del big business e dell'e-commerce. Ebbene, codesti gruppi non usano contanti e pagano una tassazione del 3%. Dunque, sono evasori a norma di legge. Non possono essere definiti altrimenti se si considera che il piccolo commerciante di Torino o di Roma paga invece per legge il 70% di tasse e per di più, se talvolta gli capita di non battere uno scontrino, si sente condannato come evasore fiscale. Egli dovrebbe dunque essere in competizione e concorrere con i colossi e-commerce che pagano il 3%, cioè con gli evasori a norma di legge. La verità è che la lotta al contante ha un'altra ragione. È ben altra la ratio della lotta al contante. E come ho provato varie volte a fare, anche ora la sintetizzo in alcuni punti che mi paiono dirimenti. Anzitutto, la lotta al contante e il passaggio al denaro digitale è funzionale alla creazione di una società del controllo totale, nei cui spazi blindati tutti saremo sempre e comunque controllati. Ciò peraltro pare confermato dalle tendenze generali della nostra epoca, tra le quali si consideri anche l'infame tessera verde della discriminazione e del controllo totale. In secondo luogo, l'abolizione del contante favorisce la gestione univoca del denaro da parte delle banche, con annesse operazioni a loro beneficio. Se non vi fosse più il contante, se dunque le banche avessero il monopolio della gestione del denaro, quali importi potrebbero chiedere per le transazioni, per ogni transazione? In terzo luogo, non dimentichiamo che se il denaro fosse digitalizzato, non sarebbe poi remota la possibilità di una chiusura dei conti in banca, come già accade con i profili social, per tutti i disallineati. Infine, non si dimentichi che le carte e il denaro digitale favoriscono la figura che ho definito dell'homo indebitatus, l'uomo indebitato come nuovo paradigma di controllo sociale, come nuova figura di cattura all'interno dei meccanismi del debito, come leva di nuova schiavitù. Per tutte queste ragioni, alle quali se ne potrebbero peraltro affiancare molte altre che qui non prendo in considerazione, possiamo ben dirlo. La vera ratio della lotta al contante non è la lotta all'evasione. La vera ratio della lotta al contante è il potenziamento della società turbocapitalistica a beneficio del padronato e del blocco oligarchico neoliberale. Radioattività con Diego Fusaro.